Il bianco del velo e dell'abito delle spose accompagnato all'altare da padri emozionati, il rosso della veste liturgica nella festa dell'esaltazione della Santa Croce fanno da cornice ai primi 20 matrimoni celebrati dal Papa. Una cerimonia piena di emozioni, velata anche dalle lacrime, ma a rassicurare arrivano le parole di Francesco, che incoraggia le nuove famiglie nel loro cammino, sulle strade della vita, nella storia di ogni giorno. È incalcolabile la forza, la carica di umanità contenuta in una famiglia. L'aiuto reciproco, l'accompagnamento educativo, le relazioni che crescono con il crescere delle persone, la condivisione delle gioie e delle difficoltà. Ma le famiglie sono il primo luogo in cui noi ci formiamo come persone e nello stesso tempo sono i mattoni per la costruzione della società. Eppure, ricorda il Papa, ci sono sposi che non sopportano il viaggio. Quello è il momento nel quale arriva la stanchezza interiore, la vita diventa pesante e nauseante. C'è però il rimedio ai serpenti velenosi che si annidano sulla strada. L'antidoto allo scoraggiamento, all'infedeltà, all'abbandono è l'amore misericordioso di Gesù, che rinnova quello tra l'uomo e la donna, chiamati a migliorarsi l'un l'altro. Questo è il compito che voi avete fra voi. Ti amo e per questo ti faccio più donna, ti amo e per questo ti faccio più uomo. È la reciprocità delle differenze. È un viaggio impegnativo, aggiunge, difficile, conflittuale, ma questa è la vita. Ma vi consiglio mai finire la giornata senza fare la pace. Mai. È sufficiente un piccolo gesto. E così si continua a camminare. Il matrimonio è simbolo della vita reale. Non è una fiction. È il sacramento dell'amore di Cristo e della Chiesa. Dopo l'omelia e il rito del matrimonio, la recita del consenso e lo scambio degli anelli. Anna, vuoi accogliere Gian Vincenzo come tuo sposo nel Signore, promettendo di esserle fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarlo e onorarlo tutti i giorni della tua vita? Sì. Emozioni, sorrisi e anche lacrime per le coppie appena sposate che al termine della celebrazione hanno incontrato Papa Francesco davanti alla Pietà di Michelangelo. Un gesto quasi di affidamento alla protezione di Maria per queste nuove 20 famiglie.